Grazie di benvenuti alla prima edizione del Global Sustainability Forum, che è un nuovo luogo di incontro dove speriamo di parlare delle cose importanti per la gente, delle cose serie e che concernano la concretezza della loro vita. Grazie ai rappresentanti del governo, ai imprenditori, alle organizzazioni internazionali, agli attivisti della società civile e all'Accademia per discutere di una visione multidimensionale della sostenibilità. E noi abbiamo a cuore di capire la sostenibilità come essendo la sostenibilità dello sviluppo umano. Lo sviluppo umano è l'obiettivo primo che devono seguire i governi. Vorrei ringraziare l'onorevole Marina Sereni, vicepresidente della Camera dei Deputati, per aver accettato il nostro invito a partecipare a questa sessione inaugurale e soprattutto per aver messo alla nostra disposizione questa splendida sala piena di storia. Ringrazio inoltre la sottosegretaria Maria Elena Boschi per il suo contributo in rappresentanza del governo e Joseph Stiglitz, premio Nobel per l'economia, per l'importante lectio magistrali che farà in qualche minuti. È un piacere inoltre avere con noi la professoressa Paolo Severino, rettore dell'Università della LUISS, senza la quale questo evento non avrebbe avuto luogo. Vorrei anche ringraziare Giuseppe Recchi, che è un vecchio, non lo so se dire così, che un vecchio amico, sì, è un vecchio amico. Vedo anche Hassan Abuyu, grazie di essere presenti. Vorrei anche ringraziare il cardinale Ravasi, che ha fatto di sé che questo forum ha il patrocinio del Consiglio per la cultura, del Consiglio Pontificale per la cultura. Dunque, vediamo che questi temi interessano un sacco di gente. Perché Roma? Si può chiedere perché Roma? Perché Roma è stata storicamente il cuore della questione dell'ambiente. C'era il club di Roma tanti anni fa e il club di Roma aveva messo come primo obiettivo delle sue ricerche di vedere com'è vanno a evolvere le risorse non rinnovabili della pianeta. E ha fatto un studio che ha avuto una recezione clamorosa sulla crescita zero. Crescita zero per risparmiare la pianeta dal guai che l'attività umana faceva alla pianeta. Ma c'è ancora qualche cosa di altro? Oggi abbiamo capito che la crescita zero non è possibile perché c'è troppa disuguaglianza tra la gente. E che se qualcheduno possono avere un reddito più basso, altri no. Dunque bisogna immaginare lo sviluppo
sviluppo umano, la crescita sostenibile di domani. E questo sviluppo, questa crescita sostenibile deve mettere al suo cuore la natura, le nuove tecnologie dell'ambiente e delle energie, per fare dell'Europa di nuovo il faro del mondo, perché l'Europa è in avanzo su queste tecnologie, sull'energia. Abbiamo tutto dentro le mani, allora c'è solamente da agire. E spero che la ministra Maria Elena Boschi va a annunciare un piano di rilancio dell'Europa su questo punto. E poi non dimentichiamo che l'Italia gioca un ruolo importantissimo questi giorni, perché è presidente del G7. E il G7 è un'opportunità per fare eco a quello che diremmo durante questi 3 giorni. Grazie mille.